inizio settimana è stata firmata una partnership fra la squadra di rugby integrato Pettirosso e il rugby Frassinelle. In cosa consisterà questa partnership? Allora, questa partnership qua consisterà praticamente nel mettere a disposizione le nostre strutture, i nostri educatori e l'associazione Pettirosso metterà a disposizione le sue competenze per diventare un'unica grande famiglia per l'integrazione e l'aiuto delle persone che possono avere difficoltà da un lato e per l'aiuto e il supporto per anche gli educatori che possono aver bisogno per la gestione di alcune situazioni nei bambini più piccoli. Qual è il valore aggiunto di questa collaborazione? Il valore aggiunto di questa collaborazione consiste nel fatto che mettiamo in risalto il fatto che il rugby Frassinelle innanzitutto è una grande famiglia dove il primo obiettivo in assoluto è quello di cercare di far crescere prima che campioni, semmai avremo la fortuna naturalmente di avere anche un campioncino, un futuro campioncino fra di noi, degli uomini prima di tutto, perché questo è l'obiettivo principale della nostra società. Noi intendiamo prima di tutto far crescere bambini, ragazzi e poi uomini che sappiano affrontare le difficoltà e le sfide che la vita proporrà ogni giorno a loro. Da genitore penso che è una grande opportunità per mio figlio di interagire con altri ragazzi, sia per la comunicazione, anche se è uno sport, però comunque aiuta tantissimo. Mio figlio fa tante attività, fa anche nuoto, fa anche atletica leggera, anche adesso rugby. Sono molto contenta. Cosa fa lei per la squadra come preparatore atletico? Allora, cerco innanzitutto di accentuare le capacità e di fare in modo che i ragazzi abbiano sempre l'ottimizzazione delle proprie abilità o disabilità in modo tale che possano ottimizzare le loro capacità. Quindi ci sono esercitazioni che possono essere a livello coordinativo, nel limite del possibile, anche a livello diciamo, di forza, ottimizzando sempre la loro possibilità e capacità di avere un buon approccio sempre sia con le proprie abilità motorie e poi anche con un tipo di gioco che rende sempre possibile il divertimento per questi ragazzi che hanno sì delle disabilità però hanno sempre anche delle capacità. Grazie mille. Prego.